la quinta edizione di questa fiera è partita come un gioco, ma è arrivata ad avere una rilevanza importante per tutto il territorio. Quinta edizione importante vuol dire continuità. Noi siamo partiti 5 anni fa da quello che siamo sempre stati. La gente di Casella è sempre stata della gente insignita fin dai tempi del re, di grandi capacità di produzione, quindi comparto agricolo, e di capacità di commercializzare. Vuoi per la posizione geografica che si trova, diciamo, ai piedi delle valli di Lanzo e collegata con tutta la zona del Chivassese. Noi siamo ripartiti studiando quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, 70% di territorio a componente agricola, e questo vuol dire che l'agricoltura è ancora un comparto importante per questa città. A questo si abbina una grande capacità commerciale, quindi cosa si dice? Che praticamente quello che siamo stati lo siamo tutt'oggi. Sono cambiati i tempi, sono cambiate le modalità, però La nostra caratteristica, la caratteristica di questo territorio e della gente che lo vive è rimasta quella di un tempo. Voi in questa manifestazione potete vedere, a partire dai vecchi trattori, quindi un ricordo al passato, e potete vedere in piazza la nuova tecnologia. Noi oggi abbiamo messo in mostra alcuni processi che sono processi di filiera che si svolgono sul territorio, quindi un territorio che investe sui giovani, quindi qui l'importanza del gruppo dei giovani agricoltori, che si mette al servizio della capacità produttiva dei commercianti e di commercializzazione per portare il marchio Caselle sempre più in vetrina. Tu hai parlato in questo momento del binomio con i giovani agricoltori. I giovani agricoltori sono in gran lunga una delle risorse di questa città. Sicuramente, noi abbiamo la fortuna di avere un gruppo di giovani agricoltori che va dai 15-16 anni fino ai 35-40 anni. Avere un gruppo di giovani così ha due caratteristiche fondamentali. Uno è l'importanza che c'è la continuità di un lavoro, comunque di aziende che comunque hanno grande produzione, specialmente nel comparto della produzione del latte. Dall'altra, cosa garantiscono a tutto il resto dei cittadini casellesi? Il controllo del territorio, la salvaguardia. Noi sappiamo che se il territorio è incustodito, abbandonato, potrebbe essere portatore di catastrofi. Un evento di rilevanza e di importanza come quello di oggi, qual è il significato per la città di Caselle? Sicuramente l'evento di oggi, che coinvolge gruppo dei giovani agricoltori, associazioni del territorio, che mette in vetrina quelli che sono i monumenti della città, tipo la chiesa dei Battuti, la palla d'altare del defendente Ferrari, il fatto di mettere insieme così tanti componenti in un clima comunque gioioso e festoso, vuol dire che in questo paese c'è una comunità che crede che, nonostante il periodo difficile della crisi, dei problemi, ha la capacità di divertirsi e la capacità di stare insieme. Il fatto di stare insieme, di creare coesione tra le varie componenti della città, penso che sia una delle opere pubbliche più importanti che può compiere un'amministrazione. 5 anni sono passati. 5 anni di questa fiera è stata un crescendo a salire, e vediamo oggi che il percorso con la gente è fenomenale, un bellissimo colpo d'occhio. Sì, un bellissimo colpo d'occhio, ma soprattutto la volontà dei ragazzi e di tutto il mio gruppo di fare sempre quel gradino in più. Oggi abbiamo ancora una volta forse dimostrato che c'è amore verso il nostro paese. I ragazzi, i giovani agricoltori hanno fatto capire quanto tengono al nostro territorio e soprattutto alla nostra città. Io sono felice perché siamo riusciti, pur dovendo rimandare l'edizione, perché appunto come era previsto sarebbe dovuto essere il 18 aprile, però il tempo non ce l'ha permesso, sono contento che la presenza delle persone ci premia anche questa volta. Nei paesi limitrofi e circunvicini vediamo che comunque molte volte le associazioni non riescono a dialogare fra di loro. Voi siete una dei casi d'eccesso della vita. Riuscite a unire tutte quante le associazioni del territorio per creare quello che avete creato oggi? Ci siamo messi in gioco e abbiamo avuto la capacità, ma perché supportati appunto dalle altre associazioni, perché ci siamo guardati semplicemente in faccia e abbiamo deciso che c'era bisogno di mettersi tutti assieme per fare qualcosa di importante per il paese. Ci divertiamo a farlo,
Il pubblico ci premia per quello che facciamo, perché comunque la presenza e l'affluenza è sempre alta, i complimenti e i ringraziamenti sono sempre tanti, e questo per noi diventa anche non un lavoro ma una festa con tutte le altre associazioni. Quest'anno avete voluto alzare leggermente l'asticella della festa portando in campo anche i prodotti primari della terra. Sì, perché abbiamo voluto fare un percorso che fosse legato all'agricoltura, ma soprattutto che fosse di esempio per i più piccoli. Far capire ai più piccoli perché sulle loro tavole arriva un certo tipo di prodotto era indispensabile, e secondo me sviluppare nel paese tutta la filiera alimentare che porta questi prodotti, oggi il Gran Turco e con la mungitura e con il bestiame i formaggi, dà un esempio ai bambini. Quello che più abbiamo voluto mettere a disposizione dei più piccoli è il rispetto per la natura. Il rispetto per la natura vuol dire cercare di avere a cuore il territorio, perché è la nostra vita. Prossimi appuntamenti dell'associazione? Prossimi appuntamenti a giugno, ci sarà un appuntamento che per il momento non voglio ancora rivelare, ma sarà un appuntamento molto molto importante, una 2 giorni, legata alla Notte Bianca del Commercio, e sarà un appuntamento, ripeto, molto molto importante, ma che non voglio ancora rivelare. Qual è stato lo spunto per voi a voler continuare a fare questa festa come giovani agricoltori? Ma allora, per noi giovani agricoltori è importante mantenere e mandare avanti la tradizione a cui lavoriamo, e lo scopo principale a cui vogliamo lavorare, abbiamo lavorato oggi, è principalmente far vedere e mostrare alla gente, agli altri, quello che facciamo noi tutti i giorni, far conoscere e far vedere i macchinari che abbiamo esposto nelle vie di Caselle. Un altro tema importante a cui ci teniamo molto è l'ecologia, perché tutti i giorni assistiamo sempre più all'immondizia nei nostri campi e nei nostri prati, e del raccolto che viene dato ai nostri animali, in cui mangiano i rifiuti che vengono buttati. E ci teniamo a dire di educare i figli e insomma non gettare più rifiuti nei nostri campi e nel nostro raccolto. Tradizionalmente gli agricoltori giovani ultimamente non ce n'erano più tanti. Voi siete forse l'inversione alla tendenza di questo trend di questi ultimi anni? Ma sì, diciamo che oggi l'agricoltura sta riscoprendo i giovani, che hanno molta volontà di andare avanti e mandare avanti le tradizioni e sviluppare sempre più un pezzo e portare avanti la passione che ci viene tramandata anche dai nostri genitori, e fare del nostro meglio per far sì che che vada avanti sviluppandosi sempre al meglio e andare avanti con le nuove attrezzature e le nuove innovazioni che ci vengono fornite. Come on, let's